Sono giorni cruciali questi di febbraio, entro la fine del mese il Consiglio d'amministrazione della Lega di Serie A presenterà la sua proposta di riforma dei campionati all'Assemblea. Nei giorni scorsi la consulta ha infatti dato il suo benestare per la creazione di un nuovo format, obiettivo fronteggiare la crisi, contenere le spese, abbattere i debiti, in una sola parola risparmiare. Già, ma come? Tante le opzioni, una la soluzione che sta prendendo forma, il blocco delle retrocessioni dalla Serie 1 alla 2 e la riduzione del numero delle retrocessioni dalla 2 alla B1 non da oggi non da questa stagione ma dalla prossima dalla nata sportiva 2012-2013 perché in fondo il progetto dovrà essere ratificato prima dall'assemblea dei club e poi sottoposto all'esame e alla definitiva via libera dalla federazione allo studio c'è un vero e proprio piano di riduzione dei costi per evitare di mandare in crisi il sistema in serie 1 ci sono i cosiddetti top club che non hanno limiti di budget e pur di vincere spendono il possibile e l'impossibile sono Trento, Macerata e Cugno il resto deve arrangiarsi e sperare in qualche lauta sponsorizzazione in generale per le società di media e bassa classifica le uscite superano le entrate in tempo di crisi il sistema rischia di scoppiare, allora meglio prevenire da qui l'idea di bloccare le retrocessioni per far respirare soprattutto chi pur di salvarsi spende tanto, troppo insomma, ossigeno ai club più sofferenti in attesa di tempi migliori, ma il blocco di delle retrocessioni potrebbe proseguire anche per due o tre stagioni fino a diventare una caratteristica del campionato italiano, un po' come la NBA. Per il momento è solo un'idea, un progetto in embrione. Per qualcuno, una follia tecnica per la Lega, l'unica scialuppa di salvataggio per rimettere a posto i conti in rosso della maggior parte dei club di Serie A.